number one. Oh, lost again. Let's have a battle with my metal mommy mind. Okay. He evolved this morning. Wow. I bet he can beat Metal Greymon. No way. Your shrimp won't have a chance. Hey! Oh, you're here. Wow. Metal Greymon and Metal Mommymon. We'll see who wins now. Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e benvenuti su Digimon World. E già a me dopo quest'intro iniziano a riaffiorare tantissimi ricordi. Beh, premiamo start e iniziamo una nuovissima avventura con questo gioco, dai. Io sono Digimon, ora dimmi di te. Hai un Digivice? Sì. Capisco. Prossima domanda, preferisci il giorno o la notte? Il giorno. Va bene. Come ti chiami? Beh ragazzi, il mio nome lo sapete, no? Squall, giusto? Esatto, sì. Come si chiama il tuo Digimon? Il nome del nostro Digimon sarà... Sid, giusto? Direi che Sid ci sta molto bene come nome di un Digimon, quindi sì. È un bel nome, grazie mille. Ci vediamo, arrivederci. E noi ci vediamo dopo l'intro. I'm home! Huh? Digimon! Huh? He's saying something! No, vabbè ragazzi, ascoltate la musichetta. Quanti ricordi. È arrivato! Ha funzionato! Un umano, proprio come aveva detto Gigi! Zitti, si sta riprendendo! Dove sono? Nel mondo dei Digimon! Che cosa?
Accidenti! Che cosa succede? Voi, chi siete? Questi sono dei Digimon. Cosa? Pensavo che sapessi dei Digimon. Ho capito, sto sognando. Non è un sogno! Ehi, aspetta, tu sei Tokomon! Che sogno realistico! Squall, questo non è un sogno, ma non è neanche la realtà! Di cosa stai parlando? Chi sei tu? Io sono Gigimon! Non conosco nessun Digimon con questo nome. Ci sono più Digimon di quanto tu credi? Questo è il mondo dei Digimon. Il mondo dei Digimon? Questo mondo non è un sogno, ma non è neppure reale. È il nostro mondo. Ehi, sembra troppo reale per essere un sogno. Guarda dietro di te e capirai cosa intendo. Cosa? Questo è Sid! Adesso ricordo, sono stato risucchiato dal Digimon! Esatto! Perché sono qui io? Vieni in casa, ti spiegherò tutto. Ti ho chiamato qui, perché tu ci salvi. Salvarvi? E da cosa? Noi siamo a File City, che è il centro dell'isola di File. Una città, questa? Beh, una volta era una città. Qui vivevano Digimon di ogni tipo. Poi però i Digimon hanno perso la memoria e se ne sono andati. Che cosa intendi? Non lo so esattamente. I Digimon stanno perdendo la capacità di parlare. Alcuni parlano ancora, ma tutti hanno dimenticato che un tempo vivevano qui. Ho capito. Non si ricordano più nulla, praticamente. Il pericolo è grande, dobbiamo fare qualcosa. Ma cosa c'entro io? Tu sei bravo ad allevare i Digimon, vero? Sono bravino, certo. Non ti accorgi che stai parlando il Digimon? Cosa? Sto semplicemente parlando in italiano. A noi sembra proprio Digimon. Sì! In questo mondo... il tuo amore per il Digimon ti darà la forza. Ne sono felice. Ed è per questo che ti ho scelto. Tu potrai radunare tutti i Digimon dell'isola. Cosa? Conta pure su di me. Perfetto! Sei la nostra sola speranza. Da dove posso iniziare? Prendi con te Sid ed esplora l'isola. Scopri da dove proviene il pericolo e convinci i Digimon a tornare. Andiamo, Sid! Aspetta, non ho ancora finito! E qua, finalmente abbiamo la libertà di movimento dopo questa breve introduzione del gioco che ci spiega chi siamo, dove siamo e che dobbiamo fare. Cosa che in molti giochi di adesso non fanno, perché vi ricordo che questo è un gioco per PlayStation 1, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa. Beh, rientriamo dentro perché Gigimon ci doveva dire ancora qualcosa, giusto? Sto pensando di ricostruire File City con l'aiuto di Sid. Voglio creare dei negozi utili per te e per Sid. Dovresti esplorare la foresta natale appena fuori dalla città. D'accordo. Adesso ti parlerò della vita di un Digimon. Quando un Digimon ha fame, te lo dice subito. Deve anche fare i suoi bisogni, cerca di fargli usare il bagno. I Digimon hanno bisogno di dormire, ma sarai tu a farli addormentare. Cerca di non tenerlo sveglio troppo a lungo. Potrebbe stancarsi, ammalarsi o arrabbiarsi. È un amico delicato. I Digimon sono creature selvatiche. Dovrai lodarle o riprenderle. Riprenderle nel senso di rimproverarle, ragazzi. In ogni caso, ricorda di fare sempre attenzione a che cosa fa il tuo Digimon. D'accordo. Mentre lei? Puoi prenderlo, buona fortuna. Ho moltissimi oggetti. Per esaminare gli oggetti, premi cerchio. Quindi scegli l'oggetto e guarda usando X. Ok.
Andiamo nello zaino e vediamo che effettivamente abbiamo un bel po' di roba. Abbiamo anche il pasto perché lo dobbiamo fare mangiare. Con lui ci riposiamo e andiamo a ripristinare quella che è l'energia, mentre qua possiamo salvare. È un dispositivo di salvataggio dati su memory card. Dica, le memory card, quante erano belle quelle memory card che si rompevano ogni 3x2 e perdevi tutti i file di gioco, quindi dai, salviamo, salviamo. E il salvataggio qua è anche abbastanza veloce, fatto, è stato un attimo, istantaneo, fantastico. Purtroppo in questo emulatore non sono riuscito a configurare le levette analogiche, spero di risolvere prima o poi, quindi mi sto muovendo con i tasti direzionali e mi devo riabituare, perché ormai abituato con le levette, insomma, rimuoversi con i tastini direzionali è un attimino complicato, però va bene, ci può stare, dai. Lui invece mi dovrebbe dare un po' di carne. Vorresti un po' di carne? Sì, grazie. Oh, mi dispiace, non ti ho spiegato. Questa è la fattoria di carne. Produciamo carne per tutti. Carne in una fattoria? Sì, c'è qualcosa che non va? No, è tutto ok. Continua, ti prego. Gigi e io abbiamo deciso di darti 3 pezzi di carne al giorno, Squall. Ecco la tua carne per oggi. Ho 3 pezzi di carne. Bene, a posto così. Possiamo già andare in giro ad esplorare e a cercare altri Digimon, ma prima direi di andare in palestra, perché sì, ci sta una palestra e sì, dobbiamo allenarci per diventare più forti, quindi dritti in palestra ad allenarci. E inizierei con questo allenamento qua che ci aumenta il PV. Potremmo anche vedere la spiegazione, ma li conosco a memoria, quindi andiamo così. Il tentativo bonus onestamente non mi è mai piaciuto, quindi andiamo di... Ma lei già ha fame, andiamo, lo facciamo mangiare, che dobbiamo fare? Dobbiamo curare il nostro Digimon, abbiamo 6 pezzettini di carne, quindi lo possiamo fare mangiare tranquillamente. Spostiamo sti massi, dai, forza! Cerchiamo di farlo arrivare magari a 1000 punti vita. È a posto. E aumenterei anche la forza, però prima deve andare in bagno, giustamente. Portiamolo in bagno. Prego, vada. Oh, finalmente ha fatto quello che doveva fare. Tirato pure lo sciacquone, ma che Digimon educato. Torniamo ad allenarci e questa volta miglioriamo un pochettino l'attacco. Portiamo l'attacco intorno al 100 e poi ci dirigiamo verso la foresta natale, dove dovremmo andarci a scontrare contro un altro Agumon. Sì, adesso ti faccio rimangiare, però un attimino, ormai completiamo l'addestramento qua. Ok, a posto. E sì, facciamo così. Mangia di un pasto. E un'altra cosa effettivamente che potremmo fare... No vabbè dai, poi la facciamo, volevo farlo studiare per fargli apprendere l'abilità attacca, però per il momento va benissimo anche l'abilità auto, dai, ci sta, facciamo così. Attacchiamo lui. Wow! Che c'è ora? Ok, lo farò, io credo che sia una traduzione bruttissima dal giapponese all'inglese e dall'inglese all'italiano. Qualcosa di tremendo, però ok, lo farò. Possiamo attualmente scappare e fare auto. Core non mi sembra il caso, quindi auto. Non so nemmeno come fare core, onestamente. Perché non mi fa scegliere le altre opzioni? Sono impallato con auto. Va bene, vai, auto. Vai con auto. Prima o poi capirò come fare funzionare questa cosa, visto che le levette non funzionano. Però ci sta a fare un bel po' di danno. Come potete vedere sotto gli HP, quelli rossi, ci stanno, ci sta una bara verde che sono gli MP, e sotto questa bara inizia a comparire una scritta. Appena è completa potremmo utilizzare un attacco speciale. Lo riusciamo a fare fuori, dai, che gli rimangono solamente 53 punti vita. Ok, a posto. Abbiamo vinto questa battaglia e ci lascia pure un floppy recupero, ottimo, oltre 100 bit. Ma come ha fatto a ferirsi Agumon al primo scontro? Ma non è vero, dai, ho perso, dannazione, sì, ma noi ci siamo feriti, già, dovrei chiedergli di venire in città,
Scusami, potresti venire in città? Cosa? In città? Intendi quell'antico luogo? Beh, va bene, io sono Agumo, lieto di conoscerti. Agumon entra in città. Vale la pena di provare, continuerò a chiedere. Beh, noi ci prendiamo immediatamente il floppy e dobbiamo bendare il nostro Agumon. Fortunatamente abbiamo delle bende nell'inventario. Prego, mangi. No, no. Vedete, fai capricci, e quindi quando fai capricci dobbiamo anche rimproverarlo. Lo rimproveriamo e adesso si prende la benda senza fare i capricci, spero, perché sennò lo rimprovero di nuovo, lo prendo a pugni stavolta. Ecco, bravissimo. Così ripristiniamo un attimino lo status alterato. Anche perché da ferito potrebbe diventare malato e insomma morire, perché sì, qua il Digimon muore, quando muore rilascia un uovo e l'uovo ricresce e si rinizia da capo. E può morire anche di vecchiaia, quindi c'è tanti modi per fare morire il Digimon. Ora, abbiamo reclutato Agumon e lui ha aperto questo negozio, ovvero la banca. Custode degli oggetti, noi qua dentro possiamo lasciare un po' di roba che non ci interessa, quindi benvenuto. Sì, vi custodirà gratis, quindi è un deposito infinito, anche perché noi abbiamo uno spazio alquanto limitato nello zaino. E direi di posare la benda, la medicina e basta, abbiamo liberato due spazi e va bene così. Per il momento non voglio fare altro qua dentro. Io direi di andare in giro a raccattare altri Digimon. Sì, perché no? Anche perché, visto che è pomeriggio, quasi pomeriggio, vorrei arrivare verso la punta Colea, perché ci abbiamo un Digimon da prendere di pomeriggio, quando è pomeriggio nel gioco, perché sì, c'è anche il giorno e notte, wow, PlayStation 1, non ci sono incontri casuali, infatti potete vedere quegli altri Digimon che camminano in mappa. PlayStation 1, ok, fantastico come gioco, ragazzi. Di qua non possiamo passare per il momento, giusto? Una frana blocca la strada e si procedeva verso il monte. Di qua ci sta il tunnel, ma lo vedremo un'altra volta. Per il momento continuerei a scendere. Qua a sinistra ci dovrebbe stare la spiaggia, giusto? Mi ricordo bene? Lago dell'Occhio del Drago, sì, dovrebbe essere la spiaggia. Infatti. E c'era qualcosa da raccattare, giusto? Ok. Beh, lo ricordo abbastanza bene questo gioco. Non tutto al 100%, ma sicuramente la fase iniziale la ricordo benissimo perché l'ho fatta mille volte, quindi so benissimo come muovermi almeno qua all'inizio. Allora, adesso, ok, lui deve andare in bagno, ma noi fortunatamente qua ci abbiamo un gabinetto, quindi non è assolutamente un problema. Sfruttiamo la giungla. Bravissimo che tira lo sciacquone e poi procediamo da quest'altro lato, perché qua verso il pomeriggio c'è un tanto un Digimon da combattere, detto di Gunemon. Dovrebbe stare qua arrampicato, infatti. Ho fame! E diamogli del cibo. Tenga il pasto. Molto bene. Combattiamo. Cioè, non solo ti do da mangiare, ma pure vuoi combattere. Vabbè. Combattiamo. Possiamo fare semplicemente auto, io ripeto, non riesco a cambiare là sopra in alto, e questo potrebbe essere un problema, perché se dobbiamo andare solo di auto, aia, questo attacco fa malissimo, curiamoci. Wow, mi ha quasi ucciso. Facciamolo fuori, dai. Lanciamo un altro attacco. No, questo mi fa malissimo. Questo mi fa malissimo. Può anche paralizzarmi con quell'attacco. Dai che ha un botto di vita ancora. Dobbiamo farlo fuori, perché Gunemon ci serve. Ecco, ci ha paralizzato. Facciamo che utilizziamo intanto il PM. Prepariamoci la cura, perché potrebbe farmi parecchio danno. Stiamo attenti. Io non vedo nulla, non vedo assolutamente nulla. Abbiamo finito i floppy recupero. Dai che a breve potremmo utilizzare l'abilità speciale. Però se si para pure, maledizione. E nulla, si para.
Dai che stanco, finale, dai con il finale. Se premiamo L1 e R1 velocemente carichiamo quella barra e quindi facciamo più danno. Oh, grande, gli abbiamo tolto un botto di vita. Però se mi paralizza sempre di continuo, però... Perché poi abbiamo un countdown sopra la testa, altri 5 secondi, dobbiamo resistere. Aia, l'attacco speciale. Siamo morti. Siamo morti, sì. Devo utilizzare subito la rinascita. Dai, però... Farsi uccidere da questo è un problema all'inizio. Lo fai fuori, per favore. Attaccalo, dai, che non gli manca tanto. Abbiamo finito pure le cure. Dai, un altro colpetto gli devi dare. Forza. Oh, grande. Abbiamo consumato un fottio di roba per eliminarlo. Però ce l'abbiamo fatta. Ottimo così. Chip PM. Il chip PM è un qualcosa di permanente. Quindi aumenta il PM permanentemente. E non lo voglio utilizzare adesso. Non va bene. Che cosa dovrei fare? Vieni in città e ripaga quello che hai mangiato. Ok, lo farò. Io sono un Digimon insettoide. Di nome Kunemon. Piacere. Piacere mio. Guarda, la prossima volta, se magari mi paralizzi un po' meno, sarebbe male, eh? Kunemon entra in città. A posto. Raccattiamoci questo. E visto che è pomeriggio, io direi di andare verso la Punta Colea, che sblocchiamo un Digimon fondamentale da prendere subito adesso all'inizio gioco. È davvero molto utile, anche se dovremmo fare il giro per raccattarlo, quindi dobbiamo essere pure veloci. Allora, qua ci sta pure uno, due Digifungo, ottimo. Uno qua e uno qua. Questa è come la carne, glielo possiamo dare a lui e ripristinargli la fame. Guarda, mangiate il Digifungo. A posto? Ti sei saziato? Spero di sì. Salve! Mi scusi? Ehi! Sei un umano! Io sono Coleamon, il Digimon pesce. Sei venuto per vedermi? Sì, ti abbiamo cercato! Lungo, per essere sincero. Sì, hanno creato... come un'opzione, ma è un'unica frase. È lungo, per essere sincero. Fantastica sta cosa. Lo so già quello che vuoi. Il ponte a monte è crollato e vuoi superare il fiume, giusto? No, guardi, veramente io vorrei che lei verrebbe in città. Capisco, bene, le aiuterò. No, io vorrei che lei venisse in città, maledizione, niente. Tecnica della moltiplicazione del pesce! Perché sì, è palese, si è moltiplicato, dai. Ora camminate sulla destra, non preoccupatevi. Ok, andiamo. È così, senza farsi domande. No, ma non siamo sulla destra, però. Vabbè. No, non facciamoci domande nemmeno noi. Bisogna darsi una mano a vicenda. Ci rivediamo. Ci rivediamo, ci rivedremo. Insomma, qualcosa del genere ci stava scritto. Ora, stiamo attenti a non fare incontri qua, perché qua sono estremamente tosti. E noi non abbiamo né cure né PV, la le potremmo comprare. Oh, un ponte. Sì, attenzione a questo però, per favore. Il problema è che in quella macchinetta costavano un fottio. Magari qualche volta ve la faccio anche vedere. Questo ponte prima era inaccessibile, dovevamo obbligatoriamente andare da Coleamon. E adesso ci dobbiamo ritornare per farlo, per reclutarlo, per portarlo in città, per farlo diventare un nostro alleato, un nostro cittadino. Stiamo attenti qua alla piantina, passiamo così e scendiamo giù. Dovremmo esserci quasi, giusto? Siamo tipo nel letto di Kunemon, sì, dopo il letto di Kunemon, quindi apposta, apposta, dai. Ci arriviamo in tempo perché ancora è pomeriggio, con questo ciclo giorno-notte. Agumon inizia ad avere sonno, ma può aspettare, può attendere. Agumon, mica deve andare a dormire subito. Oh, sei tu, Squall. Il ponte è a posto. Ho sentito che stai creando una città. Ho una richiesta. Voglio che tu mi aiuti come io ho aiutato te. Eh? Creare una città vuol dire salvare quest'isola. Tutti saranno al sicuro. Vuol dire che tu verrai in città? Sì, entrerò nella tua città. Oh, guarda. Prima non è che mi ha dato una mano. Non mi serviva assolutamente. Cioè sì, per andare avanti, ok, però...
Avrei preferito che entrava prima in città e poi mi faceva attraversare. Lui è fondamentale, poiché aprirà un negozietto. Aprire un negozietto è tanta roba. All'inizio del gioco potremmo già acquistare oggetti curativi e anche del cibo, perché vende anche del cibo. Il che è ottimo. Ora, stando attenti nuovamente qua alla dientina, passiamo di lato. Come potete vedere, non ci sono incontri casuali. Non ci sono incontri casuali, che è fantastico, perché siamo mezzi morti e non rischiamo di morire se evitiamo i Digimon. Ci sono delle zone dove è quasi impossibile evitarli, ma qua siamo all'inizio, quindi è anche un pochettino più fattibile. Fire City, questo punto prima era inaccessibile, è stato aperto grazie a lui. Ho visto piante squisite, così ho deciso di mangiarle. Penso che in città le cose siano un po' troppo vivaci. Va bene, ok, non c'è nessuno, però sono vivaci. Salve, Coleamon. Benvenuto nel mio negozio. Ti farò ottimi prezzi, Squall. Non sono un gran venditore, ma qui nessuno lo è. Sono io che curo le vendite. Spero che faremo buoni affari. Squall, porta con te quanti più Digimon possibile. Ok. Qui si vendono oggetti. Beh, compriamo. Abbiamo 1300 e noi abbiamo finito le cure, quindi stiamo scherzando. Io mi comprerei 6 di queste. Basta così, non voglio nient'altro. Andrei giusto a posare quegli oggettini alla banca perché voglio liberarmi lo spazio, voglio avere comunque abbastanza spazio nell'inventario. Dopodiché facciamo dormire il nostro Agumon. E ragazzi, per questo episodio ci salutiamo perché se no andiamo un po' troppo per le lunghe, perché è infognantissimo sto gioco, è infognantissimo. Ci passeremo le ore. Allora, posiamo il chip PM che non ci serve assolutamente a nulla. Il digifungo me lo lascio, questo lo poso, il PM medio per ora non mi serve, floppy recupero e non credo che ci sia altro da posare. Ok, a posto così. Sì, metterei anche gli oggetti in ordine magari, facendo in questo modo, organizza per battaglia, a posto, e usciamo. Qua il nostro Agumon sta morendo dal sonno, possiamo farlo dormire in qualunque luogo, ma visto che è la prima notte, la facciamo passare giusto così qua a casa, no? Cosa che facevo sempre, dai, perché comunque farlo riposare in casa, magari su questo tappetino è un attimino più giusto, no? Più corretta come cosa, o magari qua sopra, però un punto vale l'altro, insomma, si riposi, che cos'è? Vado a dormire che è ora di fare la nanna. Buonanotte, Agumon, buonanotte. Salva e dormi. Noi possiamo salvare dentro la casa dei Digimon e in qualunque luogo, quando il nostro Digimon vorrà dormire. Ragazzi, ascoltate la musichetta notturna. È rilassantissima. L'adoro tantissimo questa musichetta. È fantastica. Beh ragazzi, per questo episodio io direi che possa anche essere tutto. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!